Ciao a tutti. Allora, mentre mi strucco, volevo farvi vedere alcuni prodotti che ho preso oggi da Sephora. Nel frattempo, vedete qui la crema viso pronta per l'applicazione. Ma mi struccherò solamente perché devo fare una maschera. Quindi mi strucco solamente, poi farò la maschera. Ieri ho sistemato le mani, fatto il refill perché non ne potevo più, erano troppo lunghe. Allora, dicevo, oggi sono stata da Sephora perché dovevo prendere una cosa per il contouring a mia sorella. Con l'occasione ho guardato i saldi che c'erano da Sephora e in realtà c'erano moltissime cose, però per chi non è attento all'INCI, per esempio, fondi di Marc Jacobs, di Bare Minerals, fondi di Makeup Forever, cose veramente molto belle per chi non è attento all'INCI. Per me non vanno bene perché sono siliconici, fondi siliconici, di conseguenza per me non vanno bene. Poi c'erano alcune palette di Marc Jacobs, avevano un prezzo anche piuttosto buono, ma ho troppe cose e ho preferito non rivolgermi al make-up, ma ho preso alcune cose della skincare, perché è la cosa che al momento mi interessano di più, perché di make-up ne ho fin troppo. Allora, cosa ho preso? Ho qui la busta di Sephora e ho anche lo scontrino. Allora, ho preso due maschere anzi, tre maschere per il viso, due monodose di queste in tessuto, una al cocco idratante e una alla mi sfugge il nome del frutto in questo momento. La fusione del cervello alla ananas. Questa serve praticamente per ridurre i pori. Quindi praticamente riduce i pori, è astringente. Formula concentrata. Queste sono state al solito 3,90 € ciascuno. Poi ne ho presa una monodose, una per 4 dosi. Questa è all'argilla bianca. Serve praticamente, è una purificante. Ve lo leggo. Se trovo. Scritto in francese, purtroppo io. Io non parlo il francese, di conseguenza. Ok, allora formulata sto traducendo dall'inglese, formulata per essere utilizzata durante il giorno dosandola perfettamente. Una texture cremosa, una maschera ricca di argilla bianca e camomilla. Estratti di origine naturale, praticamente serve per proteggere dall'inquinamento e depurare. Queste sono 4 dosi e questa viene 4,90 €. Poi cosa ho preso? Vabbè, mi hanno dato diversi campioncini e ho preso il latte micellare. Questa non è acqua micellare, è latte micellare al cocco. Ero curiosa anche di prendere. Mi piaceva abbastanza anche quella al lici che serve per illuminare, insomma, però ho preferito prendere questa al cocco. Questa è idratante e lenitiva, perché siccome in questo periodo ho la pelle ultra 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 secca e piena di rossori, ho preferito prendere questa. Questa è un buon inci, è venuta 5 euro. Questa è quella piccolina, l'ho presa solo per provarla perché c'è anche quella più grande, però questa l'ho presa per provarla. L'ultima, una cosa che ci tenevo tantissimo a provare, questa è stata quella, la cosa più costosa che ho preso oggi, perché è costata 11 euro qualcosa. Si chiama Pixi Skin Threads since 1999, quindi non è che tantissimo tempo. Glow Tonic, questo è il tonico al 5% di acido glicolico. Serve per schiarire,
fare un leggero peeling chimico, ovviamente. È una lozione tonica esfoliante. Questo qui però non va usato assolutamente in estate. Questo si usa solo in inverno. Quindi l'ho acquistata per cominciare a utilizzarla a settembre-ottobre. Allora, volevo paraben free, non testato su animali, ovviamente, che ve lo dico a fare. Comunque, questa praticamente poi vi leggerò gli usi. Momentaneamente è ancora sigillata, la tengo sigillata perché dovendo partire. È 100 ml di prodotto per 12 euro. Se questo risulta buono come schiarente per le zone in cui che io ho alcune macchie, potete vedere qua ho alcune macchie e non ho messo né blush né niente, non ho la pelle proprio ridotta malissimo. E l'ultima cosa, ho preso uno scrub per labbra. Questo qui è quello, si chiama gommage più che scrub, al miele. Mia cugina mi ha detto che non è granché, però io sono curiosa di provarlo perché siccome sto sempre lì a fare il miele e zucchero, ho preferito prendere qualcosa di più veloce e vedere se funziona. Spero che funzioni. Questo è stato sui 2 euro. Sì, più o meno, una cosa del genere. Quindi adesso io mi struccherò. E poi farò la maschera, quella in tessuto, al pineapple. Mi viene pineapple, ma non riesco a ananas. Qui c'è banalissimo ananas. Mi viene in inglese, ma non mi viene in italiano. Sono un'idiota. Allora, ho messo leggermente un po' di schiuma detergente dell'Alverde perché allora sento il bisogno di avere una maggiore pulizia perché il caldo mi fa appiccicare da morire la pelle. Questo trucco tra l'altro l'avevo fatto con la palette Flawless di Makeup Revolution. Mi era stato suggerito di fare un trucco Mi era stato suggerito di fare un trucco con il tono dei marroni che mi sarebbe stato meglio, ma assolutamente. Amo questo. Tra l'altro ho le ferite. Quindi. Quindi adesso mi struccherò, poi passerò poi metterò la maschera e terminerò la skincare passando il tonico. Oggi è stata una giornata particolarmente calda. Sono giorni di afa micidiale. Bene, io spero che il mio piccolo mini acquisto da Sephora vi sia piaciuto. Adesso io vado a mettere la maschera. Vi saluto, vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao!